Granata, invece il Cagliari che gioca in casa con la consueta tenuta rosso-blu, si parte con l'arbitro Paride Tremolada di Mas, quindi vedi come ricevono vicino alla linea di fondo, sia da una parte che dall'altra. ancora la Dinetti, controlla il pallone, morbido dentro, Mas, sono a tiro, Mas, grande intervento e poi Mas con il tap-in sul primo intervento di Lewis. Caparbio, scaltro, un rapace, l'attaccante polacco, quarto gol in questo campionato, la firma del 9, la firma di Mas per il vantaggio Cagliari. Grande intuizione di Ladinetti che serve Mas nello spazio, Mas da solo, il primo, sul primo tiro è molto bravo Lewis coi piedi a dirgli di no, poi sulla ribattuta facile da buttare dentro. Eh sì, subito la risposta che voleva Max Cansi perché mette in campo l'artiglieria pesante lasciando lì da solo proprio Mas, abile. Soprattutto sulla seconda giocata, perché grande lancio di Ladinetti che imbuca il polacco, grande intervento di Lewis sul primo tentativo, poi abile Mas a catapultare il pallone in rete, diventano quattro le reti dell'attaccante polacco, si classifica il Coraggioso, lancio del coraggioso portiere. Cioci nell'uscita. Fischietto in bocca per l'arbitro che dice che può bastare, dice stop al match di Asseminello, vince il Cagliari grazie al gol del polacco Mas, vittoria numero 14 per i Sardi, 45 punti in classifica e secondo posto blindato in questo momento. Tupe Pirola in difesa, Moretti, Gianelli, Squizzato, Schirò, Vezzoni a centrocampo, Mulattieri davanti con Satriano, novità nell'undici titolare, avremo modo di parlarne, ma adesso vediamo prima quello del Genoa con il 4-3-1-2, Radaelli tra i pali, Piccardo, Ruggeri, Serpe, Lisboa in difesa, Piccardo, Rovella, Iango, centrocampo, Zennaro il trequartista dietro alle due punte che sono bianche. E allora Ricci è pronto a dare il via. Cronometri azzerati, è iniziata la sfida tra Inter e Genoa al Breda di Sesto San Giovanni. Palla lunga subito dei rossoblu, il controllo mancato. Ricordo domani l'appuntamento con Cerignola Sorrento alle 15 su Sport Italia, campionato di Serie D. Gianelli, palla dentro Mulattieri. La sponda, Mulattieri, solo davanti al portiere, Mulattieri! Sempre lui Inter in vantaggio. E questa è la giocata che aspettavamo dai pezzi da 90, nel senso che hanno fatto una combinazione tra di loro. Bisogna rivedere l'azione perché a mio parere poteva esserci un fallo su un giocatore del Genova. E qui c'è stato quest'1-2 con Mulattieri, da rivedere anche la posizione di Mulattieri, però No, penso l'assistenza ci non ha fosse alzato. il centrale di sinistra a tenerlo in gioco. Vedi qua. A Sì, occhio, eh? a Ovviamente non abbiamo la telecamera occhio, giusta. da potere fisico notevole. Pirola. Avanza Pirola. Il velo di Mulattieri per Satriano! Eccolo qui il raddoppio dell'Inter. Satriano, ancora una volta Mulattieri decisivo, ma poi bisogna anche metterla in quel modo. Ma questa è un'altra azione classica dell'Inter con i due attaccanti che si affilano, detto già a inizio partita, palla dall'esterno dentro il campo, velo e l'altro attaccante è sempre affilato per la sponda o per la giocata individuale. Il Genoa sta, secondo me, mancando sotto questo aspetto perché queste giocate. La recupera ancora l'Inter con Fonseca. Sulla sinistra Schirò. Schirò, Trotterella. Arriva da dietro anche Vezzoni. Il cross di Vezzoni. Fonseca! 3-0. L'avevamo detto, insomma, non è un caso che tutti e tre gli attaccanti dell'Inter che hanno giocato sono andati in gol. Il Genoa ha rischiato qualcosa, anche se in questa situazione c'è stato un errore del primo difensore che si è fatto anticipare, quindi gran gol comunque di Tacco. tacco, di cultura, da altre tradizioni. Hai bisogno di tempo, invece questo giocatore comunque già adesso ha dimostrato comunque di essersi inserito molto, molto bene nei meccanismi e nella squadra dell'Inter. Finisce qui. L'Inter batte 3-0 il Genoa al Breda di Sesto San Giovanni, grazie a una super prestazione di Samuele Mulattieri, autore di un gol, anche un velo nell'azione decisiva del 2-0. Grande Inter, insomma, colpo di tacco. È iniziata la sfida tra Juventus e Pescara, 20ª giornata del campionato primavera 2019-2020. Sulla destra, Leone.
Anzolin. In mezzo da Tondia. Ancora Amadà. Sulla sinistra a ribaltare da Pablo Moreno, la sovrapposizione di Intendà, premiata Intendà in area di rigore, la mette in mezzo, Tondia calcia, poi Sekulov! La Juve passa in vantaggio al minuto 18, non si ferma più Nicola Sekulov, sempre lui! E allora Juve in vantaggio al 18° minuto, Nicola Sekulov, certo più facile questo gol rispetto a quello delle scorse settimane in cui aveva dimostrato una tecnica invidiabile, ma poi bisogna essere anche bravi e coi nervi saldi per calciare il pallone in porta, anche quando questa è sul rinvio di Frank Israel. Terminerà la sfida tra Juventus e Pescara. Juve che sale in classifica a quota 35, Pescara che rimane in fondo. Da Francesco Letizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al palinsesto di Sport Italia. Napoli evidentemente chiuderà il quadro. Questo il fischio d'inizio con il primo pallone per il Napoli, dirigerà l'incontro. Ecco il cross sul primo palo, ancora Calafiori e Trasciani! Porta in vantaggio la Roma, 1-0 per la Roma con il gol del capitano che ci ha creduto, è rimasto lì all'altezza praticamente della linea di porta. La prima deviazione di Calafiori e poi il tap-in vincente di Trasciani, probabilmente con il petto. Roma in vantaggio. Daniele Trasciani! Daniele Trasciani! Modo migliore per portarsi in vantaggio, eccolo qui. Ci arriva sul secondo palo Trasciani dopo la prima deviazione di Calafiori con il petto, la mette dentro il capitano e la Roma la sblocca subito, quindi la mano aperta, cross sul secondo palo, si allunga di molto attenzione Calafiori, e anche lui evidentemente ha un conto aperto con il Napoli, 2-0 Roma con il sinistro al volo, Riccardo Calafiori. Il gol che serviva per cercare di mettersi un po' più al sicuro, anche se mancano 60 minuti di gioco. Ancora su palla inattiva, la Roma ha fatto male con la maglia in area di rigore di Trasciani che si è allungata e di molto, ma non è servito l'intervento del direttore di gara perché il più bravo di tutto è stato Calafiori su questa ennesima spizzino del Napoli, affida il pallone a Sami, cambio di gioco dall'altra parte per Vrikis, la sovrapposizione di Zanon, Vrikis va da solo, cerca l'1-2, fa tutto da solo e trova il gol del 2-1 dal nulla Vianni. 36esimo 2-1, ha fatto tutto da solo Vianni, ha fatto bene, gli ha chiesto l'1-2 Vrikis e invece Vianni si è girato e ha trovato il diagonale. E le partite non finiscono mai, questa tra l'altro manca veramente un'eternità. Eccolo qui l'1-2 chiesto da Vrikis, se invece si gira con il destro Vianni. Da rivedere il tentativo di intervento di Ita al primo tiro nello specchio del Napoli. Purtroppo un po' per esperienza, attenzione però addirittura al break del Napoli in area di rigore con la Briola. Attenzione, 2-2. 2-2. Dopo 37 secondi ha pareggiato il Napoli. Incredibile. Incredibile. 2-2, un film visto e rivisto in questa stagione. 2-0 per la Roma, 6 o 7 palle gol per finire il set a tennis e invece la Roma si ritrova su un paradossale 2-2. Andrei da Valerio Pantoni perché secondo me Valerio Alberto De Rossi in questo momento è avvelenato. Sì. Probabilmente al fischio del finale di primo tempo dopo il calcio di punizione. Ecco il cross da destra, il colpo di testa e il Napoli in vantaggio. Vianni, 3-2, ribaltata. E finisce qui. L'abbiamo detto, finirà il primo tempo dopo la punizione. La Roma ha fatto in tempo a prendere il gol del 3-2. Veramente sta succedendo di tutto. Squadre negli spogliatoi, Napoli evidentemente che non crede ai propri occhi, Roma a testa bassa, quasi tutta già evitare contatti. Ecco il cross sul secondo palo, Trasciani la rimette destro, Galeazzi, Estrada! 3-3!
subito, bene così, 3-3. Avevamo detto ci servono i gol di Estrella Galeazzi e sono arrivati. Per il pareggio della Roma. Ha subito anche un colpo il brasiliano. Servono i colpi, i gol, la presenza in area di rigore di Estrella Galeazzi. Eccola qui la sponda di Estrella Galeazzi. Dopo il suggerimento di Trasciani, il gol di Estrella che taglia bene sul primo palo e poi male dall'altra parte con Cervo che gestisce il pallone, torna su di lui, pallone non fallo. La dobbiamo battere velocemente il suggerimento. Finisce qui 3-3 tra Roma e Napoli, altra grande occasione persa dalla squadra di Alberto De Rossi in vantaggio con Trasciani e Calafiori. Nel primo tempo Napoli che poi ha ribaltato la situazione con Vianni, doppietta per lui, e Labriola. Roma che ha trovato il gol del 3-3 con Estrella. Settimane fa con Hunamure e Rocchi a comporre il tridente offensivo. Eccolo il fischio del direttore di gara, si parte con la sfida tra Samp e Bologna. Samp che attacca da destra verso sinistra con la consueta divisa. Il fischio del direttore di gara, D'Amico, pallone che gira! Esce di un soffio, ma c'è stato un tocco con il braccio. Sarà calcio di rigore per la Samp. Arriva anche il cartellino giallo per Mattia Pagliuca. Può cambiare il match. Dunque, andiamo a rivedere l'esecuzione di D'Amico con il braccio larghissimo. Pallone di gara. Va D'Amico. Si ferma. D'Amico! Sblocca il match. 1-0 Samp. E il gol numero 8 in campionato per Felice D'Amico, che porta dunque in vantaggio la formazione di Gottafava, 1-0 per la Samp. Gol numero 9, anzi in campionato per Felice D'Amico, qui la rincorsa interrotta. Riesce a servire Portanova, pressa benissimo qui la Samp, e allora sia Tunis, la porta sul mancino, il tocco per Balde, dentro l'area di rigore, Balde! Il gol del 2-0 della Samp, il quarto in campionato per Balde, 2-0 contropiede micidiale, ma grave, grave leggerezza della Bologna in uscita, pagata a caro prezzo con il gol di Balde. Il gol del 2-0 per la Samp, qui rivediamo la conclusione di Balde che guarda il portiere, diagonale mancino. Brentan, Balde, non perdono il pallone, giocatori della Samp, poi Prelez, spalle alla porta, Prelez, si gira, ancora Prelez, fa tutto benissimo, calcio di rigore per la Samp. Calcio di rigore e altro episodio che stavolta potrebbe chiuderla la partita. Malissimo in difesa il Bologna, arriva il fallo su Prelez. Secondo rigore del match per la Samp, qui il fallo è di Flavio Di Dio, ma tante le Inter, solita rincorsa centrale, il fischio è il direttore di gara, si ferma D'Amico e ancora in rete, il 3-0 della Samp, partita chiusa, la doppietta di Felice D'Amico che fa 10 in campionato, 3-0 per la Samp. Momento magico per i ragazzi di Cottafava che chiudono il match. E a questo punto centrano il decimo risultato utile consecutivo, partita ancora lunga, mancano 25 minuti, ma persistente, attenzione a questo calcio di punizione, battuto subito Di Dio dentro l'area di rigore, cade, calcio di rigore anche per il Bologna, quando manca un quarto d'ora arriva anche il cartellino giallo per Brentan. Il calcio di rigore conquistato da Di Dio. Andiamo a rivedere, è stato anche furbo il Raspa, il fischio il direttore di gara, la rincorsa di Saputo che si ferma e spiazza Raspa, il gol del Bologna, sarà un finale intensissimo adesso, 3-1, la riapre Saputo. E adesso ci si aspetta un finale tutto all'attacco per la squadra di Troisi. Rivediamo l'esecuzione perfetta da parte di Saputo. Minuto numero 81. Il doppio vantaggio della Samp. Parata strepitosa di Raspa. Sempre molto attento nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa. Qui la chiusura di Boriani. Il retropassaggio per Molla che rischia. Pallone che viene regalato alla Samp. Che chiude la partita. 4-1 per la formazione blu cerchiata.
la rete che arriva, se non andiamo errati, con sia Tunis, anzi è Brentan, l'errore da parte di Molla che sbaglia il rinvio. Brentan chiude i conti, andiamo a rivedere qui retropassaggio di Boriani, Molla che sbaglia con i piedi, arriva poi Brentan Dio sulla pallone, Farinelli e Unamure in quello che sarà l'ultimo tiro di questa partita. Si allontana anche Unamure, dunque un solo candidato unico, ovvero Farinelli. Nicola Farinelli, sarà lui a calciare verso lo specchio della porta, il calcio di punizione, Farinelli a giro e ci regala...